Avellino che scende in campo, reduce dalla sconfitta sul campo del Perugia. Mister Toscano decide di cambiare, si passa la difesa a 4, Frattali tra i pali, Gonzales, Gidai, Jim City e Asma in difesa. Perfetto di centrocampo muscolare composto da Paquera, D'Angelo e Lasic, tridente d'attacco composto da Belloni, Camarà e Soumaré. Queste le scelte di Toscano per sopperire alle carenze, soprattutto nel reparto offensivo, alla luce delle defezioni di Castaldo, Mokulu, Ardemagne e l'ultima anche di Verde. Pronti via, anche lo Spezia scende in campo col 4-3-3 e l'Avellino a farsi pericoloso proprio con Alejandro Damian Gonzales che arriva fino al limite dell'area, lascia partire il destro para Cicizzola. Lo Spezia risponde con il lancio alle retrovie, sponda di Nenè, tiro al volo di Schaudone, conclusione centrale e attento Frattali a dire di no sulla conclusione al volo del centrocampista dello Spezia, che si fa ancora pericoloso con questa serpentina di Baez che serve al centro dell'area. Nenè, il tiro però è fiacco. L'Avellino risponde con Fabrizio Paghera che arriva al limite dell'area, il tiro e complice anche la leggera deviazione di Cicizzola. Traversa e poi palla in corner. Poco dopo ci prova anche Asma con il sinistro, ma il tiro è sbilenco e finisce sul fondo. Con questa azione si chiude la prima frazione di gioco 0-0, ma l'Avellino in partita avrebbe meritato sicuramente qualcosa in più del risultato ad occhiali dopo la prima frazione di gioco. Nel secondo tempo si riparte con l'Avellino che ha sostituito Gidai nel primo tempo per infortunio al suo posto per rotta. L'Avellino riparte con questa conclusione di Soumaré che si accentra, lascia partire il destro, ma è facile la parata di Cicizzola. Spezia che si fa pericoloso solo con conclusioni dalla distanza, in questo caso ancora Schaudone con il sinistro, la palla è fuori. Poco dopo ancora Spezia pericoloso con Pulsetti, Frattali blocca sicuro. L'Avellino risponde sui calci d'angolo, questa è l'occasione di Jim City che si libera ma non riesce ad inquadrare lo specchio della porta. Ci riesce invece Soumaré con questo tiro, ancora deviato da Cicizzola in corner sul tiro al giro di Momo Soumaré. Lo Spezia si fa pericoloso con Piu appena entrato, la conclusione dell'Under 21. La nazionale italiana si spegne sul fondo. Numero di prestigio di Camarà che fa fuori due difensori, mette la palla in mezzo dove Soumaré purtroppo non è lucido e cattivo, non riesce ad insaccare. Camarà avrebbe potuto calciare direttamente in porta per cercare il gol. Gol che arriva poco dopo sugli sviluppi di un corner. Lasic rimette la palla in mezzo, si scontrano due difensori dello Spezia e Lesco, Capitan d'Angelo, a tu per tu con Cicizzola ad insaccare l'1-0 dell'Avellino. E l'1-0 che sancisce la vittoria dei Lupi.